Ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati ancora una volta nel canale del vostro amico 7 De Coppe. E dai, un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi seguono con tanto interesse ed entusiasmo. Un abbraccio a tutti ragazzi e partiamo subito. Allora, calcio mercato concluso. Vi ribadisco ancora una volta che secondo me non faranno altre entrate a meno che di problemi all'ultimo istante, ma la squadra è bella che è chiusa, è bella che è fatta. Purtroppo manca il difensore, cosa vi devo dire ragazzi, manca il difensore, ma nonostante questo il voto al mercato io l'ho dato perché non mi sento di dargli meno di quello che ho detto. E secondo me la Roma si è spinta al limite delle sue capacità. Infatti ieri il Financial Fair Play ha lanciato anche un fischio e ha detto attenzione, allarme rosso, attenzione. Però io vi ripeto sempre, come vi ho detto nella live, come vi ho detto anche negli altri video, non sono preoccupato perché le sanzioni più grosse arriveranno nell'arco di 4 anni. Quindi se in questi prossimi 4 anni non rientriamo nei paletti del Financial Fair Play, allora ci saranno sanzioni più grandi. Per quanto riguarda il blocco del mercato, non credo che ci sarà, ma ci sarà, come letto nei comunicati, una riduzione della rosa da 25 a 23 giocatori nei prossimi anni. Però io vi ripeto che non sono preoccupato assolutamente. La Roma pagherà una multa di 5 milioni e questo è, ragazzi, non dimentichiamoci mai che Arkelaifi e Dan Friedkin, il gruppo Friedkin, fanno parte della presidenza dell'ECA, dell'EGA, ragazzi, è tutto un accordo con Seferin e tutte queste situazioni qua. Vi ripeto, i buoni rapporti che ci sono tra i due presidenti, tra Friedkin e Seferin. Quindi ragazzi, ok, le regole sono quelle, ovviamente serve rispettarle, non è che chiudono un occhio per questa situazione, però bisogna essere sempre cauti e il discorso è molto più ampio di quello che si possa pensare. L'ha detto anche Pinto ieri in conferenza stampa. Però adesso andiamo subito a dire qual è la situazione dei rinnovi, ragazzi. Allora, come vi ho anticipato anche negli altri video e vi ho detto durante il periodo di agosto, quando mi trovavo in Italia e tutte le notizie che mi arrivavano tra calcio mercato, situazioni dei rinnovi e Zaniolo, vi ho sempre detto occhio a Zaniolo, occhio al Tottenham. Sì, è vero ragazzi, Zaniolo non è mai stato sul punto di partenza, mai, e l'ha detto anche ieri Pinto. Però non è da negare l'interesse delle altre squadre, ma chi è che non fa gola un giocatore come Zaniolo? Zaniolo è nell'occhio del ciclone di differenti squadre, ragazzi. Però vi avevo anche anticipato del fatto che stavano parlando del rinnovo, e io vi faccio sapere che si sono già incontrati a Milano il 18 di agosto. Si incontrarono a Milano il 18 di agosto con Vigorelli. Mo chi lo nega, chi non lo nega, chi dice che non si è mai incontrato, qualche giornalista dice che non hanno mai incontrato Vigorelli, qualcuno dice invece che già hanno abbozzato a una situazione, cominciare a parlare di rinnovo del contratto. Ragazzi, io quello che vi faccio sapere è che si sono incontrati e hanno discusso su una bozza di contratto. Ovviamente di formale non c'è niente, ma questa è la situazione. In programma c'è il rinnovo di Zaniolo, ve lo posso garantire. Si parla di una cifra intorno a 4.2 milioni di rinnovo. Vedremo ovviamente i numeri esatti quando ci sarà l'ufficialità, però quello che vi posso confermare è che c'è il rinnovo di contratto per Zaniolo. Quindi Juventus avvertita, Tottenham andate via, vade retro, e Chelsea vade retro, ragazzi, e quindi Zaniolo rinnoverà con la Roma. Per quanto riguarda le altre situazioni sui rinnovi, ebbene ragazzi, è da tenere d'occhio anche quello che succede su Cristante e
anche questo. Cristante, vi avevo sempre detto che fa parte del progetto, non era mai stato messo in dubbio, nemmeno lui, ragazzi. È questa la situazione. Poi vi volevo dire, allora, abbiamo dato i voti sul mercato, abbiamo dato i voti su tutto. Vi volevo dire quello che secondo me penso a bocce ferme, prima ancora che vada a ricominciare il campionato e prima delle partite. Volevo dirvi che secondo me le squadre che si sono rinforzate di più, come ripeto, ho detto anche nella live, ho detto tutto quello che sapevo, vi ho fatto tutto una panoramica nell'ultima live di mercato, ragazzi. Per chi c'era, che mi ha seguito, vi ringrazio tanto. Però ecco, durante questi video vi faccio anche dei piccoli aggiornamenti. Allora, quelle che si sono rinforzate di più sono state ovviamente l'Inter, che già aveva una squadra molto forte, non ha mandato via nessuno nonostante le pressioni del PSG e le pressioni anche delle altre squadre per accaparrarsi i suoi giocatori, tipo Dumfries, Skriniar, Bastoni. Ricordiamo inizio mercato il Tottenham che voleva Bastoni. Che voglio dirvi, ragazzi, secondo me Marotta ha fatto una cazzata. A questi prezzi non li rivenderà mai questi giocatori il prossimo anno, lo posso garantire. E poi la Juve, che si è rinforzata parecchio sul mercato, ragazzi, occhio alla Juve. Queste due saranno le candidate per lo scudetto. Poi capitolo Solbakken, ragazzi, io mi sono espresso in lungo e largo per Solbakken, vi ho detto tutto quello che sapevo. Vi ho detto che c'è stato quell'incontro a Ciampino col jet privato, quando Solbakken venne quel giorno a Ciampino, arrivò col foglio e la penna in mano. Questo non lo possiamo sapere, non l'hanno ufficializzato adesso, però almeno per quanto riguarda la Fuente, almeno per quanto riguarda quello che mi fanno sapere, è che Solbakken probabilmente, vi dico probabilmente perché di formale non c'è nulla, non vi posso dire nulla, sarà un giocatore della Roma il prossimo anno, quindi primo rinforzo di gennaio. E per quanto riguarda invece la difesa, ragazzi, la difesa tocca aspettare. Che dobbiamo fare? Purtroppo c'è capitato, ma l'avete chiesto in tutti i modi, me l'avete chiesto tutti quanti. Io non mi sento di dare meno di quello che ho dato a Pinto. Purtroppo non me la sento, ragazzi, perché ha fatto un mercato veramente eccezionale, e io non me la sento di dare di meno di quello che ho dato. Per quanto riguarda il difensore, lo farà. L'anno scorso non ha fatto il centrocampista, quest'anno il difensore, ma a differenza dell'anno scorso, quest'anno è successo quello che è successo a Wijnaldum, e purtroppo avevamo altre priorità. E io qui, ragazzi, sono abbastanza lucido e vi riporto tutto quello che so e tutte le cose che mi facevano sapere. Ci aveva provato la Roma a fare il difensore, era stata in stretto contatto con il Manchester United per Bailey, per Lindelof, e vi posso assicurare che la Roma il difensore voleva farlo, non è che ha pensato di non farlo, non ci ha mai pensato, oppure ha detto il difensore non lo voglio fare. Purtroppo poi si sono venute a verificare altre situazioni ed è stata così, ragazzi. Poi quelli del Manchester United non hanno risposto a quello che ha detto la Roma, perché ovviamente la Roma li voleva in prestito questi giocatori. Abbiamo visto le difficoltà economiche che ha avuto la Roma in questo mercato, ed ecco perché ho dato quel voto a Pinto, perché nonostante le difficoltà economiche è riuscito a fare un mercato di tutto rispetto. Se ci fosse stato ancora quello di Boston, avrebbe venduto Zaniolo seduta stante più qualche altro giocatore, perché si cagava sotto per il financial fair play, e ci avrebbe lasciato in un mare di merda, come è successo spesso e volentieri negli altri anni, che nonostante avesse fatto tutte quelle plusvalenze, ci ha lasciato sempre in un mare di merda, perché i debiti ci stanno. Ma nonostante ciò il mercato è stato fatto, ragazzi, e questo è tutto. Vi aspetto per una live stasera o domani, vi farò sapere, ragazzi, vedremo se posso fare una live, altrimenti
sempre con i video aggiornamenti post partita contro l'Udinese. Un abbraccio a tutti, iscrivetevi al canale, commentino sotto, pollicione in alto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi e dai, sempre Forza Roma.